come dire. Da uomo nei 60 anni sei felice. E io sì, perché non mi sarei mai aspettato, sai, di così, di arrivare a 60 anni, insomma, una storia unica. Sai, abbiamo detto prima 24 persone, il leader Augusto non si mica più, cioè, da 33 anni, con lui ho fatto 30 e 33 anche con le ragazze, questo 60 anni voglio dirti, però ha una storia che ha dell'incredibile, se uno ci pensa, siccome questi qua sono cambiati, io non canto, non lo so, guarda, sai che penso che ha quasi, non ci credo neanche ancora. Sì, non ci credo ancora perché dicono, porca miseria, 60 anni, sai che non ne so neanche ancora. E l'incontro che chiaramente è fondamentale per i miei 60 anni è stato la Tarella ci ha ritenuto esattamente 35 minuti solo noi in una apposita stanza, con tanto dei loro fotografi e del loro camera. Dopo loro passano la roba alla RAI, però filmano solo loro, non filmano nessun altro. E tanta roba. Una cosa bella per dirti che dopo mi è arrivato un messaggio dal suo assistente che mi ha detto che è stato felice dell'incontro e complimentato per i contenuti di cui abbiamo parlato. C'è ancora qua, beh. No, ma per dire, sono di quelle cose che ti rimangono. Che ti rimangono e che non hanno un prezzo. Cioè, no. Però, guarda, anche nell'ultimo disco che Luciano ci ha dato questa canzone qua, Francesco la poesia, cioè voglio dirti, il testo di Giorgio Faletti, cioè non è un disco, è un disco di una volta, sai, una volta lì. Che c'erano, tutti prendevano gli autori impegnati. Noi, il suono del vento che cerca con gli alberi, e il suono della pioggia che bacia la terra, e il gorgoglio della sorgente che si fa fiume, e il suono del fiume stesso che corre verso l'infinita inquietudine del mare. Tutto questo mi ha chiamato Francesco. Francesco, ti ricordi nel 67 il primo LP, per quando noi non ci saremo, che tu ci desti una poesia che è stata così sottolineata con un organo così. Cosa dici, la rifacciamo? Certo, qua, però non aver fretta. Era settembre, guarda, fino a gennaio ti lascio libero, e il primo di gennaio comincia a rompere tua moglie. Allora l'ho chiamata, ho detto, allora Raffaella, c'era lui, ha detto, digli che fra 4 giorni gliele mando. È arrivata. E allora io avevo già in mente di far citare queste cose qua a Neri Marcorè, a me interessava Neri Marcorè, perché per il suo essere, per la sua voce, ma perché lui è credibile a recitare questa perché tutto questo è musica, come la musica delle chitarre, delle tastiere e delle penne percosse dei tamburi, perché noi viviamo nella musica, facciamo musica, viviamo di musica, perché siamo un suo collaboratore che è anche un mio amico da 40 anni fa, mi ha detto, beh, vieni che Luciano c'è una cosa a farti sentire, vado là e mi spiega tutto. Dice, sono andato a vedere la mostra di Augusta a Reggio, c'era nel mese di febbraio e gennaio una mostra di Augusto, ma veramente fatta come Dio comanda, mai fatto una mostra così bella. Mi ha detto questo mio amico che ha accompagnato la Luciano. Questo tempo è lungo tempo, anche se è cambiata già un bel po'. Lui è andato a casa in un'ora e è uscita la canzone, vado là da Luciano, me la fa sentire. Ma guarda, ti piace? Ah, mi piace sì. Toh, è tua. Luciano non è che uno, capito? Però
ci conoscevamo da tempo, da anni e anni. Poi avevo questo testo di Giorgio Faletti da anni, perché avevamo fatto, c'era Baglioni che faceva Lampedusa, e allora ci aveva invitato anche noi, Claudio, se andavamo là a suonare un pezzo, c'era anche Giorgio Faletti, c'era tanta gente, ora c'era Giorgio, guarda, posso dare? Grazie Giorgio, grazie. Poi l'ho messa lì, e allora questo mio amico, che è sempre lo stesso amico di Luciano, mi dice, oh, ma te non ti ricordi che c'è un testo di Giorgio? Sono andato a ritirarlo fuori e abbiamo fatto la canzone. Allora io dico, nel 2023, con tutta la musica che sento, e noi abbiamo fatto Guccini, Faletti, Luciano Ligabue, dico, o qualcuno pensava così, sono fuori, sono dei matti, non ha capito. No, hai pensato alla chiusura di un cerchio, è un nuovo futuro. Un nuovo futuro, perché se volevo chiudere facevo un disco con tutte le hit. Se sai che fanno tutti con 60, no, noi no, un disco no, perché vuol dire che c'è ancora vita, c'è ancora speranza, perché sono pochi quelli che fanno come noi, che credono ancora in certi valori, no? Che non abbiamo 4-5 canzoni importanti e popolari, dopo tutto il resto ci deve credere, quando le fai. Allora, 360 canzoni. Non sono deciso 360. Sì. Adesso non chiedermi i titoli che non è, che sono tante, ma io spero di farne ancora. Chiaramente non sarà più di morto, non sarà più vagabondo, ma sono delle altre canzoni che parleranno di vita, parleranno del momento che stiamo vivendo, di tutte queste cose qua, perché non è cosa devo dire della mia vita. Ho perso un amico importante che ho avuto, poi ne ho perso Dante, dallo stesso anno, sai, sono di quelle botte che camadò. Pensavo che fosse tutta finita lì la mia storia, però memore, quando Augusto e io partivamo da Novellara, e lui diceva, Augusto, che bello sarebbe se io e te non ci fossimo più, i nodi potessero continuare la storia. Pensa, capito? Quindi fra 60 anni ci sarà qualcuno che chiederà la seconda parte dei Nomadi. Ma chiederà a qualcuno. Tu verrai, andiamo io e te a Novellara. Così lo diceva Augusto. Poi anche il giorno del funerale i suoi fratelli mi hanno detto, Peppe, continua anche per lui, continua per noi, continua per la gente. C'è in una lettera che dice che se io ho un fiuto particolare mi alloggiava. Ripercorrere una vita tra amici, storia, non è facile. No, sì. E questo è Castagnone, 49 anni, l'anno prossimo 50. L'unico paese in cui vengo, dei paesi li ho fatti 2-3 volte, ma Castagnone 50 l'anno prossimo, penso che sia una di quelle cose che vanno scritte, perché un gruppo che poi salta un anno perché è morto Augusto, purtroppo lì per situazioni contingenti, però per 50 anni, la prima data nel 67, mi ricordo. Poi mi ha fatto un libro. Quarantanove anni ho detto che era giapponese. In 50 anni sicuramente incrociamo le dita e saremo qua. Sarà una grande festa a 50 anni. Ma adesso non vi dico niente perché non si può rivelare tutto. Scusa, il signor sindaco d'accordo. No, però con Lorenzo abbiamo questa amicizia che è cominciata nel 67, non sono preso da fare. Vieni, sindaco. E con lui c'è un grande che non c'è più, Renzo Masego, lo ricordo sempre. Merita. E le due persone inseparabili. Sono la volta che ha diviso, questo è bellissimo. Io ho avuto a che fare con loro tutti questi anni. È sempre stato bellissimo, un incontro stupendo tra amici, come se lui mi dice sempre, vieni a casa mia perché è casa tua, è bellissimo quando una persona ti dice questo, e questo è veramente bello. Signore, signore, signorine,
Gigante Buono, si può spostare per favore, muy buono. Cesare Gioia, Massimo Vecchi, Giulio Cilloni, Chico Pazzoni, Andrea Campani, Mastro Beppe Carletto, Mastro Olio, Dante Del Vecchio. Alla prossima. Io un giorno credo.